Stefano Sbarbaro, Fondazione Antonio Mazzotta, mi occupo del marketing in questa prestigiosa istituzione milanese conosciuta in tutta Italia, in tutto il mondo. Presentiamo a Milano a partire dal 25 febbraio 2009 fino al 2 giugno la prima grande mostra dedicata al mondo dei samurai. Il samurai intende essere presentato al pubblico milanese non semplicemente nella sua valenza sociale, storica, antropologica, ma ci preme molto presentare questa figura in quanto può essere capita e strutturata nella sua valenza archetipica. Quindi capire il samurai attraverso una mostra nel XXI secolo significa avvicinarsi non semplicemente a questa figura, ma avvicinarsi alla cultura giapponese nella sua totalità. I samurai sono esperti nell'arte della calligrafia, i samurai sono anche dei poeti, praticano l'arte poetica dell'haiku. I samurai, prima di andare in guerra, si prestano a questo straordinario cerimoniale che appunto è rituale della cerimonia del tè. Quindi il samurai è assolutamente una figura profonda, una figura articolata, che non si esaurisce semplicemente nel esperto di guerra e di uomo che può perdere la vita da un momento all'altro. Con questa mostra speriamo, appunto, la prima delle grandi mostre che verranno dedicate al 2009 sul Giappone, di fornire al pubblico una chiave di lettura di questa straordinaria civiltà, così diversa dalla nostra, ma che noi intendiamo presentare nei suoi valori di complementarietà alla nostra società.